Si è già spenta l'eco delle elezioni regionali in Francia, che nei giorni scorsi avevano suscitato anche in Italia tanti commenti, dopo che al primo turno il Front National di Marine Le Pen era balzato al primo posto. Al secondo turno l'onda nera sembrava scomparsa, bloccata per il momento dalla anomala coalizione dei repubblicani e dei socialisti, cioè del centrodestra e del centrosinistra. Le implicazioni della vittoria dell'estrema destra cosiddetta populista in Francia, l'inevitabile provvisorietà della coalizione che l'ha bloccata, l'ha mucchiata, come l'ha definita Salvini, e l'imminenza delle elezioni presidenziali, con le prospettive che la continua crescita del Front National comporta, hanno fatto passare in seconda linea o del tutto oscurato quello che è accaduto in Corsica, dove per la prima volta nella storia a vincere le elezioni col 35,34% dei voti è stata la coalizione dei due schieramenti, nazionalisti ed indipendentisti, e a Corsica di Gilles Simeoni e Corsica Libera di Jean-Guy Talmoni. Il governatore uscente Paul Jacobi di centrosinistra, con la lista prima a Corsica, si è fermato al 28,5%. Il candidato del centrodestra, José Rossi, lo segue col 27%. E il Front National, primo partito in Francia, ha raggranellato appena il 9,1% dei consensi. Con 24 seggi ottenuti, Pea Corsica sfiora ora la maggioranza assoluta, le mancano solo 2 voti. E in tutta l'isola sono esplosi feste e canti, sventolando la bandiera indipendentista corsa, un drappo bianco con una testa di moro, che ricorda da vicino quella sarda con i 4 mori. Simeoni, che già lo scorso anno era stato eletto sindaco di Bastia, ove i nazionalisti e indipendentisti hanno ottenuto addirittura il 45% dei voti, ha commentato un trionfo con parole moderate. «È la vittoria della Corsica e di tutti i corsi», ha detto, invitando alla concordia e sottolineando come il risultato elettorale esprima una profonda volontà di vera alternativa, una sete di democrazia, di sviluppo economico e di giustizia sociale. Più pungente e carico di sottese implicazioni, il commento del leader indipendentista Talamoni, il quale ha detto sì, saremo gli eletti di tutto il popolo, ma ha anche ricordato che la vittoria è il risultato di una lunga marcia durata 40 anni, che essa è dedicata agli indipendentisti corsi, prigionieri o ricercati, ribadendo che la Corsica non è una semplice circoscrizione amministrativa francese, ma un paese, una nazione, un popolo. L'autorevole quotidiano francese Le Monde riconosce che il risultato elettorale segna una nuova tappa nella storia politica dell'isola, ma nessuno dei grandi organi di stampa italiani sembra essersene accorto. Eppure, alle vicende della Corsica, l'Italia una certa attenzione dovrebbe dedicarla, non tanto non solo perché i corsi, come chiaramente testimoniano cognomi, toponimi e dialetto, sono in realtà italiani che le vicende della storia hanno separato dall'Italia, quanto perché la rinascente tendenza autonomista o addirittura indipendentista della Corsica si situa in un contesto in cui movimenti simili stanno rafforzandosi in tutta Europa e potrebbero, tra alcuni anni, comparire o ricomparire anche in Italia. Gli stati nazionali europei, infatti, in questo periodo storico sembrano in crisi profonda. Da un lato sono minacciati dalla fuga in avanti verso un'Europa sovranazionale, dall'altro sono insidiati al loro interno da tendenze separatiste, anche in casi in cui l'unità sembrava cementata da secoli di storia. Ricordiamo brevemente, in Spagna, a parte il separatismo basco, che a volte si manifesta con attentati, c'è stata la recente dichiarazione di indipendenza della Catalogna, per ora solo verbale. In Francia, a parte la Corsica, la Bretagna ha un sentimento di identità proprio. In Inghilterra la stessa cosa avviene in Galles, per non parlare della Scozia, ove un referendum, è vero, ha respinto l'ipotesi di separazione dalla Gran Bretagna, ma la spedizione all'indipendenza resta viva e diffusa. In tutta l'Europa dell'Est, poi, unità nazionali mal combinate si sono sgretolate. I cechi si sono separati dagli slovacchi. La Jugoslavia si è frammentata in 6 diversi stati. Dopo l'implosione dell'Unione Sovietica sono ricomparsi stati-nazione che erano stati cancellati dai tempi degli zar o dopo la Seconda Guerra Mondiale. In Italia, dopo la sconfitta
nella seconda guerra mondiale, fenomeni separatisti erano comparsi in Alto Adige ed in Sicilia. Essi sono stati riassorbiti senza eccessivi problemi, anche grazie al vigoroso sviluppo economico che ha caratterizzato l'Italia dalla seconda metà degli anni 50 fin quasi alla fine del secolo. Non a caso, quando il motore economico ha iniziato a perdere conti, nel nord-est ha preso piede il roboante sgangherato indipendentismo di Umberto Bossi. Ora anche l'immagine di una Padania separata dall'Italia sembra essersi spenta nella stessa lega, dopo il declino fisico e politico di Bossi. Ma è forse in Sardegna che si sono accumulati e covano sotto la cenere risentimenti, delusioni, problemi? Non si sono coagulati ancora in un movimento indipendentista che raccolga e potenzi l'eredità autonomista di quel partito Sardo d'Azione che, non a caso, aveva un suo gemello nel partito Corso d'Azione? Ma ecco il punto, dopo la vittoria dei nazionalisti indipendentisti in Corsica, il rischio di contagio nella vicinissima Sardegna cresce chiaramente. È soprattutto per questo che è opportuno monitorare attentamente quello che sta accadendo in Corsica. La riscoperta da parte dei corsi di una loro identità può essere un bene o un pericolo. Sarà un bene se, prescindendo da irredentismi anacronistici, riavvicinerà sui temi della cultura e dell'economia la Corsica all'Italia. Sarà un pericolo se la tentazione indipendentista della Corsica si estenderà per contagio alla Sardegna.